tutti, benvenuti in questo gameplay. Ero rimasto che avevo, durante appunto l'esplorazione delle fogne, trovato sia l'amuleto dell'aquila e quello del lupo, e mi mancava appunto da inserire nel macchinario che dove bisognava appunto inserire questi due amuleti, per poter appunto rimuovere l'acqua corrente che bloccava quel passaggio per raggiungere la porta che è al di là dell'acqua. Quindi è rimasto che dovevo inserire l'ultimo amuleto. Quindi, come potete vedere, ce l'ho già qui. Ho inserito quello del lupo, mi mancava questa dell'aquila. Ed appunto era in mia compagnia. E è rimasto che avevo anche inoltre, che l'ho incontrata, mi era apparso inaspettatamente, veramente non me l'aspettavo proprio, mi è apparso dalle fogne un bel coccodrillo che mi ha attaccato e, se Dio vuole, per fortuna sono riuscito a trovare il modo di farlo fuori. E poi abbiamo proseguito assieme fino a qui. Quindi, ragazzi, proseguo da qua. E adesso ti cavi, però mi fai un favore e andiamo avanti. Di qua c'è ancora il carrello elevatore che non so che cosa serva, almeno per il momento. Che guardi su Leon, non lo so. Ah sì, qui c'è lo scorciatoio della. Ma scusa, ma questo corpo qua non c'era? Adesso che ci penso, non c'è questo corpo qua. Ah, porca miseria, ecco. Sono apparsi i zombie. E da via. Infatti non c'era quel cadavere là. E nemmeno questi sono passi da nulla i zombie. Ok, ragni, ragni, via, 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 via. E purtroppo, Madonna, purtroppo il macchinario è proprio qua. Ecco qua, Madonna, devo muovermi. Ecco qua, ragazzi. Ah, scende anche l'acqua. Perfetto. Via, via, via. Mamma mia. Subito prima che mi avveleni. Vediamo un po' dove sono. Questo percorso là, c'è quello e c'è una porta in fondo. Ok. Rumore non ne sento. Addio. Brutto segno, ragazzi. Mi sa che c'è qualcuno che mi aspetta, data le precedenti esperienze. Forza, Ida. C'è una cosa qua, vediamo un po' se c'è qualcosa da raccogliere. Nisba, peccato, che è sta roba? Sembra un treno. È una sorta di treno, ragazzi, sì, una sorta. Vediamo di qua. Un pannello di comando per attivare il tram. Sì, è il tram, ecco. Uè, accendi il trattore, certo.
Mi sbalanci niente. Ok, saliamo sotto tram. Un tram, vabbè. Sarò ritrovato tardi, sinceramente. Che dovrei farmi? Bravi da spara. Questo è, perché si chiama Brian Birkin, il marito di Annette, che appunto ha il braccio trasformato così. Meno male che era prevedibile il signorinello. Non c'è niente qua. No. Vabbè. Provo a uscire da di qua. Non so se è fatto giusto, ma penso di sì. Fabbrica abbandonata? Ah, pure la fabbrica si è arrivata. Beh, sono contento, si cambia il nuovo, ragazzi. Cos'è sta roba? Una pistola lanciarazzi. Mi serve qualcosa per accenderla. Interessante. Bene, ragazzi. Vamos. Zombie. Meno male che c'ho idea. Ma conta di zombie però usare la mitragliatrice, no, eh. Prego. Sì. Basta che venite avanti. Ma siete così lenti? Madonna, è pieno qua però. Mamma mia. Sangue. Bisogna che le faccio fuori perché sennò dopo mi ritrovo sempre in mezzo alle palle. Sì, no ragazzi, in realtà ho fatto giusto. Dai, prego. E dopo mi ritrovo che ho sprecato i colpi e sono appunto da capo. Ancora poi si lascia l'aria, chissà perché, come se non fosse fatto niente. Ehi, ma tu la pistola non ce l'hai? Fatemi vedere la zona. Di là in realtà non c'è. Cioè, non porta nulla. E dei proiettili ne ho. Se ne avrei anche, ma vabbè, nel frattempo ragazzi vado di qua. Che balla, altri zombie. Ma salve.
Ma tu hai da sei senza proiettile, senza pistola? Ah boh. Ok. Addio. Salve. Sei ancora vivo? No, sembrerebbe morto. Ok, vediamo un po'. Dove c'è lo zombie? Là non c'è niente. Di là invece mi porta avanti. E io vado di qua perché mi pare che non ci sia più niente là. Mamma sede. Vuoi salire la scala? Certo. Sono cosa sto a fare qua. Capisco perché Ida stenta a spararsi. Vabbè. Una stanza di salvataggio. Un kit medico, sì, cavolo, che ultimamente sono molto tirchi anche in questo. Qua c'è un comunicato? No. Ok, qui ci sono altri nastri. Sempre due. Allora, qui c'è qualcosa? Pannello di comando di una macchina. Proiettili, assolutamente sì. Proiettili mitragliatrice, non puoi scuotere altri oggetti. Vabbè, chi se ne frega, tanto assume il libro. Il programma del direttore della fabbrica è scritto qui, non viene utilizzata da un po' di tempo. Ok. Hanno cambiato anche la colonna sonora della zona di salvataggio. Più sull'inquietante. Ok. Mi tolgo anche questo. La valvola. Non so se può servire. Intanto la tolgo. Meglio che abbia spazio in più. Colpi della Magnum, pensavo alla mitraglietta. Tanta roba. Allora, Magnum e combino. Perfetto. Però comunque la tolgo. Ma sì, ragazzi, visto che ci sono, mi combino qua. Ok. E salvo, sì. Visto che comunque ne ho conservati abbastanza. Perché non salvare? Allora, ragazzi, dopo aver salvato, mi tolgo questa e visto che ho già subito un attacco da parte del signorino, non si sa mai che me lo ritrovi davanti sto giro. Facciamo così. Ok. Andiamo, Ida. Allora. Non si sente nessuno, che è sta roba? Assolutamente sì. Altro non c'è. Ok. Oh, una mappa. Assolutamente sì. Ok. C'è niente. Ok. C'è anche una bella luna. Peccato un momento che non è da stare a guardare la luna. Ah, un pannello.
Siamo dispositivi di comando per la piattaforma girevole. C'è una fessura per una chiave. Ok. Guarda qua. Hai dato che tu sei là? Vabbè, sta là. Mi arrangio. Ok, qua non c'è nessuno. Per fortuna, vediamo un po' qua. Ah, che è sta roba? Benone. Oh, la chiave. C'è un solo problema. Non c'ho più spazio. No, ho sbagliato. Non ho più spazio nell'inventario. Massimo è così. Mi è toccato un'Andrea, porca miseria. Cavatina. Devo tornare indietro a depositare. Qualcosa. Deposito questo e via. Mamma seda. E lei si è incroccata. Forza Ida, cade su. Oh, tanto ci voleva. Ecco la chiave. Chiave pannello, assolutamente sì. No. Vamos. Adesso chiave e via. Vuoi premere il pulsante di attivazione? È certo. Sì. Chiamiamo tutti i mostri della zona. Della serie, ragazzi, sono qui. Venite a legnarmi. Sì, boh. Mancava solo questa. Ah, però. Porca troia, ragazzi, è svenuta. Ah, a posto sono. Ha fatto bene a equipaggiarmi come si deve. Il signorino mi aspetta. Non mi equipaggio con questa. Pannello di sicurezza. In caso di emergenza la luce si accenderà e l'accesso dall'esterno sarà vietato per un certo periodo di tempo. Ah, che figata. Dio buono. Che legnata che ha tirato Ida. Immaginavo di trovarmo davanti prima o poi. Ma salve. Come siamo brutti. Ecco il famoso braccio con l'occhio. Della foto, della prima foto. E questo è il marito del... Madonna.
Madonna santa, ragazzi. Sì, dopo. Sì, ma non c'è verso di... Sentite quelle legnate, ragazzi, da paura. Via, via, via. Sei morto? Via, 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 ragazzi. Spero tanto del sì, ma qualcosa mi dice che è ancora vivo. Vida, ti prego, riprenditi. Inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Bravo, Leon, prenditi cura di lei. Guardate un po' cosa c'è qua. Una bella erba. Ho visto che ha rilasciato una bella pozza di sangue quella creatura, quindi in teoria è morta. Che è sta roba? Assolutamente sì. La Magnum tira quelle cannonate da paura. Manuale di sicurezza. Qui c'è una cosa. Hot? Sì. Assolutamente. Tutto qua. I soliti tirchi. Allora. Non so se darla a Ida. O c'è qualcosa di specifico per lei, non lo so. Salvataggio. Scusate. Allora, prima di usare il tutto, anzi, faccio una cosa di questo genere, ragazzi, perché è da tempo che voglio farla e non potevo farla. Ok, allora combina con questa e questa combina con questa. Perfetto. Così mi sono anche liberato un po' di inventario.
Faccio un po' di ordine, ragazzi, prima di concludere qua. Allora, qua, questa qua, questa, anzi facciamo questa qua, questa qui e questa qua, ok. Perfetto, questa qua e questa qua. Bene, vado qua a vedere che cavolo c'è. Anzi, uscirò dal... uscirò dal... laboratorio. Altra nuova zona. Adesso ho ricambiato di nuovo la colonna sonora. Salvo qua, ragazzi. Oddio, sono rimasto senza armi. Ok. Ah, c'è un altro nastro, perfettissimo. Sì. Bene ragazzi, questo gameplay finisce qui, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!